Ok, e ora sei single, felicemente single. Sì, non ce la faccio più, anche se, come vi ho detto, mi ha appena scritto dicendo che dove cazzo sei, puttana. No, la merda no, anzi mi è successo più volte anche di Ma ti sei includermi. fatto cagare addosso? Sì, mi è successo. Ma veramente? La tana del ferito, oh. Ciao, Braderigno. Ma perché ti definisci sesso italiano? È perché mi piace tanto il sesso. Mi piace tanto, ne faccio tanto, ne parlo tanto, quindi. Tu quante ragazze credi di essere stato in vita tua? Con quante? Boh, più di 1.000, secondo me. Più Veramente? di. Sì, più di 1.000. Vabbè, ti dico solo. Mosso. Ma no, ma non è per qua. Cioè, tipo nel periodo quello. Tipo appena uscito Forever. Anche poco pre-Forever, post-Forever. Cioè, c'è stata una situazione dove poteva tranquillamente succedere tre tipe, tre, quattro ragazze al giorno. Cosa succede? Come Ma basta te, potevi chiamare? basta. Basta, perché solo io E basta? tu, Perché David, oppure, tipo, non invece? so, vabbè, avete mai visto, tipo, qualche mia foto, tipo, di Twitter, di OnlyFans, se mi è capitata, per sbaglio? Può essere. Ah, una me la ricordo, sì. Io ho qualche foto, tipo, iconica, magari dove c'era, tipo, qua. Cioè, la cosa non è tanto il numero, che sai, ogni volta dovevi fare tante tipe. Però la cosa è che, tipo, magari in una volta succedeva che facevo sesso con quattro insieme, capito? Quindi già in una te ne si vede già il numero, capito? Porca vacca. Bella raga, sono Steven, basicamente faccio Veramente, il bella comico cosa. E tu, professore. David, invece, più o meno? Io non lo so, io non. Tre. No, dai, più o Ma meno. non è vero, David, non dire bugie. Dai, David, più o meno di 100. Più un pilone. David, più o meno di 100. Questo con tampo riccione. No, riccione non Più o meno è di 100 difficile. non è che devi contare, cioè. No, perché conto a riccione e poi ti dico. Tu hai fatto tanto sesso a riccione? Sei un gran maleducato. Perché? No, così. No, vabbè, dici, io offro i miei servizi. Offro Che amore. servizi offri Cosa sei, una tu? puttana? Ma cosa vuol dire, David? Ma che cazzo dici? Ma che servizio offri tu? Offro. Guarda che è illegale offrire quel tipo di servizio lì, eh. Vabbè, gratuitamente. Devo Cioè, offrire, non è che sei, che ne so, stai sei una donna. regalando i Ah servizi, no, scusa. se, allora, se sei anziana dipende come stai messa, nel Ma senso. che stai Ma questo è fuori, ma questo è fuori. Cosa Dai, stai David, piuttosto, dicendo? posso dire pirlate? Dico più o meno quante, secondo Non lo te? so. No, un po', non lo Lei so. comunque mi ha detto. Ma raga, ma posso chiedere, ma qua tipo su Twitch i piedi sono bannati? No. Perché lei prima mi ha detto che No. voleva far vedere i Vai, piedi. vediamo, Sì. vediamo. Vediamo, L'hai detto prima, però dai, non cosa. fare così. No, non faccio niente. Qual era più bello? Uno me l'hai Quello a fatto. destra. Cazzo, ne so due altri. Quello a destra. No, mi sta facendo vedere sinistro. Sinistro? Sì, quello con i tatuaggini. Ok, sono un po' raffreddoliti. No, no, bellissimo. Guardate, guardate che pianta, ragazzi. Cioè, posso. Aspetta, aspetta. Non mi. A specchio, ma perché le live sono a specchio questo programma? Comunque, guardate che pianta, che piedino piccolo. Cioè, è un telefono. Cioè, un iPhone 14, ragazzi. Ma poi guardate, smaltino, quindi non si può bloccare. Non si può bloccare. È veramente ottimo. Un ottimo prodotto. Veramente, non è perché qua con me, perché cioè, direi No, no, tipo è vero, è vero, è medio, vero. direi mediocre, è un bellissimo piede. Ma Voto da ragazzi, 1 a 10? veramente. 10 Qua c'è per un. Allora, attenzione. Io, allora, guarda, comunque il voto è una cosa super soggettiva. Per quanto mi riguarda, io non sono fan del tatuaggio sul piede, ok? Quindi già per me, nel mio, un punto si perde. Poi, allora, beh, c'è lo smalto, il piede curativo. Ah, ecco, tra l'altro perde anche un mezzo puntino perché purtroppo a lei non puzzano i piedi e proprio non ha odore, ti giuro, prima. Non l'ho pagato, eh. Non mi paga per. Ah, no, ma è una cosa che per me va a Vabbè, io discapito. sono gli puzzano i piedi, cioè, se c'è da No, sciaga, attenzione, certo. no, 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 attenzione, attenzione, non deve puzzare, non è che devi morire mentre lo annusi, però deve sapere un po' di piede, secondo me.
un minimo di piede, invece questo ha proprio di sapone, cioè sta di super pulito e a me non piace tanto, onestamente. Ma c'è nel senso... proprio... No, no, oddio. No, no, non sto facendo niente, no, no. Stavo annusando e proprio... No, non sto... No, non addentiamolo perché qua... No, sta di sapone e non... Però è bellissimo, apre, io 9, veramente bello, veramente. Ok. Grazie, Valeria, te la senti di fare la recensione anche al tuo? No, Valeria, non gli piace, non riesce a recensire. No, ma deve... dire oggettivamente no, il suo è un bel piede, cioè, vabbè, capito, ci sta vabbè. Tu Valeria non te lo vuoi fare recensire il tuo? No, io sono a posto, lei proprio non proprio e che non... te fai recensire? Ma David, ma che tra cazzo prima dici? Lei ha fatto anche vedere se vuoi fare recensire vedere. Ma che ne so, ma magari se vuole fare recensire il capello, raga, lei prima mi ha fatto vedere anche, mi ha detto poi dopo guardate che belle che sono le mie mutandine di Shane, quindi ha anche questo da far recensire. Ah, ma quelle nere le visto? Ma dovrebbe toglierle, immagino, no? No, deve tenerlo. Ma il culo si banna su... È bannato su Twitch il culo? Sì, eh? Allora, dipende dal contesto. No, vabbè, cazzi vostri, ragazzi, io l'ho visto, non sapete che... No, dai, facciamolo vedere. Ha detto che... Vabbè. No, aspetta, però... Aspetta, no, non lo so. Cyber, non lo so. Cioè, vabbè, dipende dal contesto. Non lo so. In piscina, sì. Tutti, guarda. Il culo. Aspetta. No, aspetta, capiamo un secondo. No, se si fa vedere bene davanti. Certo, è normale, tutto. David, dimmelo tu, David. No, io allora, non lo so, perché io quando sto nel contesto da Iaguzzi, se può... No, non è il mio canale. Guarda, quando c'è il contesto che io faccio interviste nella Iaguzzi, lì c'è il contesto che sta in costume. Così non lo so. Vai, ora. Cyber. Oh, che fai ora? Raga, qua ditemi voi, cioè, qua c'è un'altra recensione da fare. Io sono pronto a recensirlo, cioè, se ne sta a voi. Anch'io. Allora, cioè, Simone, non lo so. Non lo so, cioè dipende in che modo, cioè, Si tira giù le cose, ci fa vedere la mutanda sul cioè, ci sta facendo vedere come quei contest dove si fa vedere chi vince il premio del culo più bello, così, cioè... È un contest. Diciamo che è proprio... Diciamo che questa puntata si potrebbe chiamare sul filo del ban, perché è veramente rischiosino. Grazie. Io sono qui, cioè comunque così. Beh, ragazzi, se a me mi bannano, io vado a abitare a casa di Simone, che me frega. Ma scusa. Fate voi, io non so che... No, forse è meglio evitare, perché potrebbe essere rischioso. Se magari è una fotografia, forse è meglio. No, sì. Non si può. Tra l'altro posso dire già una cosa io? Prima mi ha proprio detto, ho delle mutandine Shane bellissime, guarda. E veramente, raga, è vero, guarda, ragazzi, effettivamente, cioè, incredibile. Facciamo, veramente. Fa vedere solo... No, ma non può, non si può fare, no, non ve lo, questo lo vieto io. Cioè, ho tutto niente, non è che potremmo fare così. Però, posso dire... Veramente c'è una ho capito, una bomba, vabbè, dobbiamo fare. Facciamo così, disattivo la visione della live e ce la fai vedere. Ma no, scherzo, una battuta per... Ma io sono il maiale, ma sto scherzando, una battuta. Sì. Ti dici adesso da poco hai disattivato tutto. È per ridere, sto scherzando. No, ma ovviamente non lo farei mai una roba del genere, ci mancherebbe. Vabbè, ma ragazzi, non c'è bisogno, cioè possiamo tranquillamente continuare a parlare di droga e di sesso, certo. Ma no, ma non è che c'è bisogno di far vedere culi, cioè... Ma no, volevo chiedere a Carol, visto che siamo in ambito un po' sessuale così, tu hai delle perversioni sessuali o dei fetish particolari? L'unica mia dei piedi, basta. E tipo che cos'è che ti piace fare con i piedi? Farmi leccare. Vero? Ma i leccarli no?
No, non esiste. Però scusa, cioè, no, no. Parità, dipende il livello di ubriachezza, poi lì anche il buco del culo, cioè. Io, ma facciamo una serata a Milano, ragazzi. Ma David, basta a mettere sempre il no, seme, vabbè, in tutti i sensi, tra l'altro. No, nel senso che sta tutto insieme. Sta tutto insieme. Io il 26 sto a Milano, è sabato, La sera organizziamo una serata. Certo. Offre Simone. Sì, offro io. E non hai altri fetish particolari, proprio sessuali, non so, cosa che ti piace? Hai altri fetish particolari durante il sesso che ti piace, cose per versione, cose che ti piace, so, parlare o non so, far... Ah beh, certo, ovvio, mi devi parlare. Okay. Mi devi parlare, David. Poi maialina. Beh, ma sei creato una bella situazione. Poi sì. No. Ok, no. Poi devi essere bravo con le mani, quella è una delle cose che per me... Allora, i piedi sono la seconda figa, come dice anche Taylor Mega, e c'ha ragione. Massimo esponente, però. Massimo esponente. Certo. Massimo esponente. Ma qual è, ragazze, il... cioè, voi apprezzate un ragazzo che ha lo smalto, che ha uno stile un po' alla rosa? Why not? A me sì. Anche se a me piacciono tipo i marocchini, egiziani, quelli della stazione centrale, che sono tipo ben altro, però... Vabbè, tipo me. Generalizzazione. Anche... Eh? Che generalizzazione, non è che i marocchini sono in centrale per forza, voglio dire. No, ma per farti... Vabbè, magari stanno... Vabbè, di un po' maranza. Cosa dici, Momo? Momo? Chi è Momo Salà? Era uno della, del centrale, della centrale. No, scherzo. Ah, tu hai conosciuto un centrale che adesso mi tappo la bocca, me la cuccio, sto zitto. No. Ma ti piacciono, ti piacciono un po' i maranza, vuoi dire? Sì. Ok, quindi quelli tipo un po', oh, dinga una sigaretta, oh, fra, oh, così? No, così no. No, un po' tipo... Però... Tipo quelli col marsupio al collo. Dicevamo, esteticamente, smalto, unghie, eccetera. A me non dispiacerebbe. Si è fatto male. Buono, cavolo. Ah, scusate. Ma Rosa, a te ti è mai capitato di essere tirato in mezzo da qualche bulletto, non so, in giro? Tipo, oh, tu sei il cantante, oh, fra, vieni qua. No, così no, però due volte è successo che a Milano mi hanno provato tipo ad aggredire, tipo. E come è successo? Ma niente, mi hanno aggredito una volta no, aspetta, però così mi interrompi. Ok. Sì, una volta mi hanno aggredito mentre stavo con un amico e poi mi hanno fatto due collane. Mentre stavo vicino Colon, questo qua un anno e mezzo fa, da lì poi è successo che io comunque non vado più in giro da solo, sono sempre, però non per mio volere, non so come dire, non è che sono il cantante che deve andare in giro con, però non mi sento più sicuro comunque, non penso di stare in un posto dove mi sento del tutto tranquillo, e poi un'altra volta di nuovo stavo in una zona non troppo bella di Milano, anche lì hanno provato ad aggredirmi di nuovo. Come mai stavi là? Per studiare, cioè per fare musica, ero andato in uno studio di un produttore, quindi stavo lavorando, capito? Cioè, sono andato a lavorare e mi stavano aggredendo un gruppo di persone. Sì. E con quelle fattezze lì che stavamo elencando prima, cioè quella cosa della tuta e il borsello, ecco quello. Sì, quella roba lì è proprio un marchio di fabbrica, purtroppo. Sì, non è stato piacevole, poi sempre io praticamente ho da solo con una persona e vengono in 6-7, cioè non è mai una situazione... A parte la violenza che è sbagliata a prescindere, poi non è neanche giusto, capito? Certo. Certo, no, ma palle. Io queste cose proprio mi rompo proprio i coglioni. Cioè, uno non si può stare per i cazzi sua, che te devono per forza rompere cazzo. Sì. Io
Mamma, io prenderei una frusta. Ma dai, David, ma che l'altra volta... Io farei una bella torta. Ma dai, l'altra volta ti ho dovuto difendere io. L'altra volta ti ho dovuto difendere io, ci hanno tirato in mezzo, ero con Rubino, e lui subito... cioè, questa ha crashato. È assurda sta roba, cioè, ero lì con Rubino, ci hanno tirato in mezzo, e Rubino subito si mette dietro di me e fa, sì, ma ti prego, proteggimi. Io, David, ma minchia, però sei anche più comunque... È sostanzioso, sei più grande di me, cioè, aiutami. Lui, no, ti prego, paura. Cioè, veramente ma una poi persona... tu tra l'altro sei alto 1,90 m. Sì, vero? Però peso 20 kg, quindi... Cioè, quindi non è che non ti sai difendere. No, mi so difendere abbastanza perché ho fatto dei corsi quando ero piccolo, però comunque se ti beccano in 10, cioè il fatto che Rubino si sposti sempre, io non ce la posso fare. Guarda. Quindi, boh, comunque vabbè... così dietro di me, che dicevo, cosa volete, basta! No, veramente assurdo, vabbè. Comunque, cambiamo anche questo discorso perché abbiamo già detto tutto. Ah, stavo muto, ma che stai quindi a cambiamo dire? Anche questo discorso, che veramente è inutile. Sì, guarda, assurdo. Ma altro discorso, cambiamolo questo perché vabbè, stendiamo un velo pietoso. Ma e voi, voi ragazze, siete state fidanzate nella vostra vita? Sì. Due volte, fidanzata o due volte. E siete state innamorate? Io lascerei un attimo parlare loro intanto. Unitevi con un attimo. Bello il quadro rosa dietro. Bello. Avvicinati un po' io. Dai, avvicinati, caro, non ti preoccupare. Miau. Valeria, ci dicevi. Beh, sì, fidanzato due volte, innamorata, penso, una. Con il primo ragazzo. Okay. Ah, col secondo non eri innamorata? Non penso. Io ho fidanzata due volte, la prima volta è stata la mia prima relazione, così, è durato un anno. E poi, niente, mi sono rifidanzata dopo qualche anno, per 5 anni, con un egiziano. Mai più, me lo sono tatuato ovunque qua. Perché ridi tu? Niente. Perché ridi? Ma perché io sono una persona allegra. Ah, che carino, vedi? Andiamo d'accordo. Andiamo d'accordo? Perfetto. Ma niente, sono stata innamorata, però amore tossico. Ok, e ora sei single, felicemente single? Sì, non ce la faccio più, anche se, come vi ho detto, mi ha appena scritto dicendo che dove cazzo sei, puttana. Ma come? Sì, ancora molto preso lui. Ammazza, proprio elegante. Cioè, ma ti ha scritto dove cazzo sei, puttana? Sì, te lo faccio vedere. Vabbè. È matto. Hai capito, mamma Salà? Bastante. Vabbè, non so se di nome. Voi invece? No. Che dici no? Ma te sei bucia, te devo chiamare. Ma cosa? Ma no. Sono fidanzato, scusa, no? Da quando? No, è in passato. Ho detto ah, innamorato. È in passato, certo. Sì. E tante volte? No, una. Certo. Siamo a due volte nella vita. E la seconda capivi che la prima non era vero amore. L'ho sentita su un libro per bambini. Chiedo scusa. Vabbè. E tu Valeria, nel senso, era una relazione tossica? Tossica no. Però c'era tanta possessione da parte sua. Era posseduto. Posseduto. Era esorcista. No, però era molto geloso, quindi... Tu no? Cosa? Tu non eri gelosa? Sì, ma un conto è essere gelosi, un conto è essere possessivi. Cioè, quando è possessivo diventa troppo, capito? E lui cosa ti diceva, tipo? Vabbè, sono fatti miei, non voglio dirli, però... Brava. Scusa, no, era per dire... No, brava, cazzo, capito, ti ho detto abusare, ma scusate. Ma ho fatto una domanda, ma niente, cioè, David, anche tu, cioè, sei il mio conduttore secondario. Sono la parte di Carol io. Anche dalla tua. Vabbè. No, scusate. Vabbè, però se stavi andando... Ma scusa, Carol, posso farti una domanda così a bruciapelo? Sentiamo. Tu l'hai mai visto Rubino? No. Ma com'è? Ti stuzzica un po' come persona?
Perché mi devi mettere in mezzo a questa situazione? Ti stuzzica un po' come persona? Ah, sinceramente te l'ho detto, il tipo di tipo che mi potrebbe piacere. Quindi Rubino, no. Non è il mio tipo di uomo. Fammi fa a me. Poi se mi dici che è egiziano ti prendo subito. Ma come, porco di, ci sono egiziano, sì, sì. No, lui è egiziano, Lui è egiziano, non sto scherzando. Di origine. Origine egiziana, ma sta scherzando. Abibi. Con Caro. Zibbi. Quindi andresti a letto con Gali? No, con Gali no. No, Gali no. Non è il mio tipo, non mi piace. Io so pure un bel maranza, c'ho pure il marsupietto. No, per dire, qualche info la do. Ma quindi, cioè, tu proprio hai la passione per gli egiziani? Grazie, Bob. Passione di merda per gli egiziani. No, beh, sta, un gusto. Cioè, quindi tu ogni volta che vai da un kebab, da un kebab esci demolita. Immagino, via. Ok, no, era per capire. Chissà quanta salsa yogurt gira. Vabbè, era solo per capire, Ma... Dai, no, beh, questa, però, era, questa era carina. Oh, porco due. Cioè, una battuta carina che ho fatto, lasciatemela. Una cosa da dire importantissima. Allora, perché bisogna raccontare anche gli aneddoti brutti di questo viaggio, ok? Adesso abbiamo il bagno praticamente inagibile, no? Quindi mi hanno fatto pisciare in una bottiglia di vodka vuota. Raga, ho riempito una bottiglia di vodka intera più praticamente un'altra. Raga, non sto scherzando, cioè... No, non si può far vedere il piscio, no! No, è limone, Simone, è limone. Raga, piena, non sto scherzando. No, ma soprattutto... Soprattutto vorrei capire il momento dello switch tra le due bottiglie. Cioè, la pipì dove è finita in quel lasso di tempo? È andata dove non doveva andare, quindi nel bagno del camper. Ma porca vacca! Oh, no, no! Devastante, ma tanto... Cioè, ne ho fatta tantissima. Aspetta che torno in mezzo qua. No, raga, ho pisciato tantissimo. Minchia, cioè, uno non pensa di poterne fare così tanto. Invece cioè... era veramente tanta, dici? No, ho riempito una bottiglia e almeno un'altra, cioè tipo ho fatto un minuto lunghissimo proprio. Ma e tu cosa ne pensi della pipì? Ti è mai capitato di includerla in un tuo rapporto sessuale? Spessissimo. Raga, dovete capire una cosa, tipo, cioè io sono totalmente aperto a qualsiasi tipo di cosa, cioè non giudico niente, mi va bene tutto purché ci sia... passione, rispetto e consenso, capito? Dal momento in cui ci si rispetta, è una cosa che piace, a me va bene tutto. Ho dei limiti, ma non perché sono una cosa che non tollero, ma perché tipo cioè ho un po' una fobia, io ho la fobia del vomito e del sangue, faccio molta fatica a vedere. Ah, della merda no. No, la merda no, anzi mi è successo più volte anche di. Ma ti sei fatto cagata addosso? Sì, mi è successo. Ma veramente? Sì, giuro. Allora, più volte mi è successo il micado, quindi quando metti e poi togli che c'è il regalino, però è normale, perché comunque... Vabbè, sì, il micado sì, c'è stato. Succede. E poi una volta stavo in micado ed ero talmente arrapato che c'è stato poi il... anche tipo proprio la richiesta esplicita di continuare. Ciao. Quindi, non fatelo andare avanti, vi prego. È una roba molto... Ti voglio veramente bene. Altro che mica aveva fatto di Antaringo. No, ma abbiamo parlato di No Fit, no robe. Cacchina va bene. Cacchina va bene. Se va a Dubai stai una favola. Ma infatti io no, ma sono tranquillissimo. Ma io sono tranquillo con tutto. Non trovo il problema, capito? Cioè, non c'è la cosa che mi fa dire no, questo no. Perché? Ma questa, allora, anch'io sono aperto. Cioè, poi mi piace un po' che cose, però sono anch'io aperto. Alla cacca forse magari no, ecco. Ma perché no? Per l'odore? Sì, anche, diciamo, non credo sia sia un motivo... Sì. Ti dirò, vabbè. Però ti faccio ragionare a un'altra cosa, attenzione. Anche, allora, la pipì, cioè io non è che sono fan della pipì, non me ne fotto un cazzo della pipì, capito? La cosa che interessa a me è l'atto di sottomissione che ha una persona che dice ok, adesso tu mi pisci addosso. È una cosa mentale, non è proprio un atto, non è pisciarsi addosso, chi se ne fotte di quello, capito? A me interessa mentalmente lo status in cui ti metti tu a farlo e tu a riceverlo. Ecco, questo mi
questo qua, secondo me nel sesso è mentale, cioè la posizione missionario, cioè che cazzo è fondamentalmente? Una persona che sta sopra e una che sta sotto, capito? Cioè è una, è mentale la cosa, non è, e anche secondo me la pipì ha quella roba lì, non importa la pipì, poi chiaramente nel momento in cui finisco di scopare, non è che, ah, la pipì, wow, cioè non me ne fotte più un cazzo, è al momento che mi eccita la cosa. La no, vabbè, ma sono da puzzi poi un po' come in bagno pubblico, però... Ma sì, ma no, ma ti devi poi, chiaramente ti fai una doccia, nel senso... Sì, meno, no, ma io, cioè, capisco tantissimo il tuo discorso, cioè lo condivido anche da un certo punto di vista sulla roba della dominazione, eccetera. È proprio la roba della... cioè, la cacca proprio... Bro, ma non è che io sono un abitué di questa... Di questa no, però ti faresti cagare addosso. No, no, generalmente no, però è successo in una situazione di fortissima sottomissione, capito? Cioè di, ok, fai anche, sono del tutto sottomesso a te, capito? È una cosa totalmente mentale, una cosa super sub, cioè non è da vedere l'atto in sé, che era quando ho finito, non è che mi piace, cioè mi faceva anche un po' schifo quando ho finito, no? Cioè, non è che ho guardato e ho detto, ok, wow, minchia, sono tutto cagato addosso. Cioè, non è che... oh, okay. Sono riuscito a far ridere Grimbo, tra l'altro, non ha mai... Cioè, non ti vedo ridere. Questa è stata divertente, una bella battuta. Bene, vabbè, comunque era serio la cosa. Cioè, non è che sono tutto cagato addosso e sono contento. Però, dico, cioè... nel momento ci stava. Sì, nel momento... Ah, la bustina di te tu hai fatta, sì. È successo, sì. Bella. Perché sono fan anche... allora, ecco, una roba che tipo la gente fa schifo, a me di solito invece piace tanto, a me piace, mi piace vedere il prolasso anale un pochettino, quindi quando l'ano è si allarga e riesce a uscire anche il fiorellino rosso. È come una piantina. È un mazzo di rose. Un mazzo di rose. Vabbè, è vero, no. Il prolasso. Perché? Perché a lei non piace il prolasso, sta piangendo quasi mentre lo dice. Sì, no, ci sta. No, allora, a me piace il prolasso, ma allora in generale comunque mezza volta lo trovo un vero prolasso anale forte, l'ho visto solo nei film, non ho mai visto un vero prolasso anale forte. Non so neanche cosa sia. Quando praticamente si spana completamente il buco del culo. Sì, esatto. Il rosso che esce, cioè, ma non è sangue, è la parte interna, cioè si gira praticamente il retto. Ma non vuol dire che c'è un'infezione? No, non c'è nessuna infezione. No, vabbè, comunque, no, mi fa piacere che abbiamo parlato di queste cose. A parte che sono contento che anche finalmente anche Rubino, che non ha mai avuto il coraggio di dire queste cose qua, perché anche lui mi ha sempre raccontato che anche lui nei rapporti sessuali include spesso le feci. È crashato di nuovo. Comunque, vabbè, include spesso le feci, me l'ha sempre detto... Non so che cazzo ci abbia oggi. E anche lui mi racconta spesso che include le feci, che comunque fa prolassi anali, pisce addosso, una roba che fa molto spesso. Quindi mi fa piacere che abbia finalmente trovato un'altra persona che condivide queste cose qua. Bravo, Rubino! Sì. Esatto, bravo, c'è l'applauso per una maschera di pelle sopra il viso che mi culla, una vetrina sulle stelle con la musica da ballare. Una maschera di pelle sopra il viso che mi culla, una vetrina sulle stelle con la musica da ballare. Da ballare.